La regina consorte avrebbe spinto suo marito a intervenire nella relazione di suo figlio con Kate Middleton. Nel 2007, 6 anni dopo la loro relazione, la storia d'amore relativamente modesta di Kate, la principessa del Galles e il principe William è stata portata sotto i riflettori in seguito alla loro separazione di alto profilo. Accadde mentre il principe era a distanza con la Household Cavalry nel Dorset e Kate viveva a Londra, il che significa che la giovane coppia trascorreva spesso del tempo separata. Sia William che Kate hanno riconosciuto pubblicamente la loro separazione. Con William che ha insistito sul fatto che stavano cercando di trovare la propria strada, in quel momento, e che era solo un po' di spazio. Ha funzionato per il meglio. Tuttavia, anni dopo, un esperto reale affermò che c'era un altro motivo dietro la divisione. Christopher Anderson, autore di William and Kate, A Royal Love Story, ha detto al Daily Beast che la matrigna di William potrebbe essere stata un fattore determinante nella rottura. Punto. Nel 2016 ha detto, ero a Londra quando è avvenuta la rottura di William e Kate. Ero scioccato, completamente sbalordito, tutti pensavano che fosse solo questione di tempo prima che William chiedesse a Kate di sposarlo. E poi la gente ha iniziato a dirmi che dietro c'era Camilla. Per aiutare a capire perché l'ex duchessa di Cornovaglia avrebbe voluto rompere William e Kate, il signor Anderson ha affermato che devi sapere che Camilla è un po' snob. Ha continuato. Lei è un'aristocratica, si è sempre mossa nei circoli reali. Si era sempre considerata l'erede di Alice Keppel, la sua bisnonna, che era l'amante di Edoardo VII.